Bentornati su My Football Jersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Inter Milano per la stagione 22-23. Questa volta in versione player, perché la versione fan l'avevamo già vista e trovate il link qui sopra. Finalmente la maglia dell'Inter. È questo il commento più gettonato sul web dopo la presentazione della nuova maglia dell'Inter 2022-23 in quella che sarà la stagione numero 25 firmata Nike. Dopo un biennio di sperimentazioni con la maglia zigzag e la divisa con la pelle del serpente dello scorso anno, finalmente tornano le classiche strisce nerazzurre per la gioia di tanti tifosi. Le righe nerazzurre sono più larghe, come negli anni 60. Sopra di esse scorre un pannello con le strisce in orizzontale. Il collo più alto ricorda invece la divisa Nike del 2000-2001. Debutta finalmente anche lo stemma IM, con le tinte nerazzurre, sormontato dalla stella dei 19 scudetti colorata di bianco. All'interno del colletto si trova la scritta Milano, insieme all'anno di fondazione del club, 1908. Che bella! Devo dire che ho notato una grande differenza nel tessuto dalla versione fan. Questa nella mia classifica prende 4 stelle, una maglia fatta molto bene, con dei colori molto brillanti, molto bella, confortevole, con un bel tessuto, con tutte le rifiniture nel posto giusto. Il costo lo vedete qui sopra, bassissimo. Tra l'altro vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate anche un link per ottenere un coupon da $3 che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora, prima di lasciarvi, vi ricordo di guardare in descrizione tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quale bellissime sorprese e maglie il sito vi può proporre. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, nella quale vedrete la vestibilità, io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.